Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of New Pokémon Snap. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. E questo episodio lo registriamo con i nuovi Joy-Con Wizard della Nixie, che come ho detto nell'unboxing hanno l'aspetto dei controller del GameCube. Quindi dobbiamo dirigerci a Opuleo a trovare un altro Pokémon Lumina. Il problema è che non ho idea di quale dei tre sia la zona giusta. In teoria vado a dedurre che sia questa, visto che era l'ultima delle tre. Ok, ma... quel Pelipper che è sceso in acqua, a parte il nero nella bocca. Incredibile. Ma poverino, ma sta inseguendo... Dov'è? Dov'è andato? Eccolo là. Ne abbiamo preso i piedini. Bella da vicino questa. Ok, ma ho visto un Magic... Sì, abbiamo visto un Magikarp. Vai a mangiare. Proprio non gliene è fregato di meno. Vabbè... Ehi, ciao! E tu cosa ci fai qua? Scusami. Non ti avevo visto. Da dove è apparso questo? Questo però non c'era le altre volte. Era più in fondo o sbaglio? Sta sparando. Che ci sia qualcosa? Sì, ci sono delle rocce. Effettivamente le rocce le avevo già viste. Il che vuol dire... Ah, certo, Cradily, è vero. Me l'ero scordato di lui. Non è che per caso o lo sblocca il percorso di notte lui che fa il getto d'acqua più forte, oppure ci serve la sfera. E come la sblocchiamo la sfera? Ma che bello che stava ballando con la musica. E lì che cosa abbiamo? Un Lumineon. Ah, ma che cattiveria! Ma povero! Povero Pikumuku, che stronzo quel Wailord. Anzi, quel Wailmer, scusami. Certi Pokémon sono difficili effettivamente da prendere mentre mangiano, mi sa. Mi fai molto ridere, Wailmer. Puff! Stanno per litigare? Si stanno facendo brutta vicenda. Si stanno facendo brutto. Fanno come i Maranza giù a Milano. Ehi, ciao di nuovo. Prima non ce l'hai fatta, vero? Ma mi ha sparato per caso? Esattamente come a Milano, pensa un po'. Ehi, ce ne sono due, si stanno sparando. So che voi non potete vederlo perché è sotto la webcam, però mi sono rimasti 7 scatti. Forse ho esagerato in questa zona. Stiamo missando sicuramente qualcosa in questa zona. Però non riesco a capire che cosa. Ah, aspetta però, a questo giro il Crystal Fiore me lo fa prendere. Vuoi vedere che era questo il Crystal Fiore che dovevamo fotografare? Ma mi sembra strano, io l'avevo già preso questo Crystal Fiore. Ne sono sicuro, sicurissimo. Ne sono strasicuro che l'avevo già preso. Allora, Fineon, mi dai qualche punto? Ma certo, perché sei bello centrato. Poi, chi altro abbiamo? Magikarp? Ci arriveremo a loro? Oh, finalmente! Il diamante con un Magikarp! Ma che bello! Dicono che dall'etame non nasce nulla se non i fiori. E questo è il caso. E peccato, un oro. Mentre con Tentacruel, che cosa abbiamo? Diamante? Oro? Peccato, non importa. Cradily, bronzo, assolutamente. Ma non mi aspettavo neanche niente. Lumineon che nascondeva il Crystal Fiore, maledizione a te. Poi, Lovedisk. Oro? No, beh, poteva andare meglio, visto quanti erano. Wailmer, dai, è centratissimo, se non è diamante questa, che cacchio. Poi, chi ha? Tutte le diamante abbiamo di con litiga con Octillery. Quillfish, diamante. Perfetto. Poi, chi altro abbiamo? Il Crystal Fiore, finalmente. Maledizione a te, prof. Maledizione. Dammi una buona notizia, dai. Finalmente, dai. Collezionista diamante, 100 fondo col diamante. E finalmente abbiamo confermato che è un diamante e non un cristallo. Oh, a proposito, ora che abbiamo i dati sul Crystal Fiore ho delle notizie da darti. Ma te le darò, sì, appena torni, certo. Ma finalmente aggiungo. Prof, io sono sicuro che quel Crystal Fiore gliel'avevo già fotografato. È lei che è un gaglioffo. Finalmente sono riuscito a mettere a punto una nuova sfera lumina adatta all'energia di Opuleo.
Per cui potrebbe valere la pena fare qualche altra capatina in spiaggia o lungo la barriera corallina. Ma certo! Tutto quello che vuole. Anzi, che cos'è? Era... è strano, di solito me la dava già... Vabbè, scusami prof. Sono già abbastanza sicuro di sapere dove utilizzarla questa sfera lumina. Ehi, mi stai aspettando per caso? Che bella la sfera rosa. Particolare. Vediamo l'Uvdisk colpito dalla sfera. Come mai sei così triste tu? Che strano. Comunque guardalo che è pregno dell'energia. Kaboom! La madonna, che cannonata. Dimmi che mi hai aperto il percorso, che ci posso già entrare. Per favore. Dove? Fammi entrare. Bravo, vai, corri. Bravo, finalmente un nuovo percorso. Mamma mia, sì. Vai, finalmente qualcosa di nuovo. I raggi di luce, lo so. Ma dai, che bello. Onesto, pensavo che la lucina diventasse rosa. Ci ho sperato. Che bello, mi piace che le alghe siano tutte così. Allora, nella realtà, ovviamente non ci andrei mai senza una muta in una zona del genere, perché le alghe fanno... Ciao! Fanno un po' schifo a toccarle alcune volte, però... Cavolo, se è bella questa zona. Questa zona illuminata deve essere davvero... Ciao Magikarp! Davvero fighissima. C'è il crystal fiore lì. Ciao. L'ho preso! Cavolo, non me l'aspettavo. Tentacruel, ciao! Si è illuminato! Bello! Però la luce rossa, esatto, l'hai fatta perché ho fatto la X. Ma ha fatto la capriola. Scusa un attimo. Ah, è Octillery quello. Dicevo, dove cacchio? Ma scusami, stiamo facendo il giro al contrario? Bello, si è illuminato tutto. Ci sono andati tutti là. Che carini. C'è qualcun altro qui? Eh sì, mi sa che stiamo facendo il giro al contrario, sai? Che belli. Mi sa che stiamo facendo il giro al contrario qua. Ciao. Che bello. Ma che palle. Fermo lì. Oh, che bello. Finalmente una bella fotografia. Girati ancora. Ah, è andato. Peccato. Però stanno inseguendo tutti. C'è un lantern là. Va bene, è lontano. Però almeno la facciamo. Sì, questa era lontanissima di quei Mantine. Me ne rendo conto, però... C'è qualche altro fiore, qualcos'altro, no? Ce ne sono di più di lantern adesso. Ma che bellino che è. Guarda quanti. Cavolo. Vieni qua, bravo, vieni qua. No, non ti allontanare, che cavolo. Ah, siamo proprio sul fondale. Ciao. Siamo proprio... Ti giuro che per un attimo mi sembrava uno Shellder. Oh, aspetta, è un Clamperl infatti. Ma dai, è andato a dissotterrarlo. Non scappare, cretino. Fermo lì. Che palle. Vabbè, però almeno l'abbiamo preso, dai. Dove va? Ah, si è spostato perché l'hanno disturbato. Bello, si è aperto. Vai a mangiare. No? Peccato. Vabbè, dai, non importa. Non importa perché l'abbiamo preso. È sicuro mi sono perso i lantern che erano qui. Sicuramente. Qui che c'è? Scusami, non volevo disturbarti. No, ce n'è ancora uno. Guardalo lì. Peccato. Vabbè, almeno abbiamo preso Camper. Ah, è la luce. Dicevo, cos'è sta roba? È la luce del... Le antiche robe. Ma ciao. Ci sono le antiche rovine qua. Allora, prima di tutto,
Vediamo se riesco a svegliarlo. Ma che bellini. Dove? Cosa? Cosa? Le antiche rovine di sicuro. Dov'è? È di qua, di qua, di qua. Girati. Girati prima che le perdi. Eccole qua, perfetto. Un'urna sepolta. Dove? No, cosa? Eccola. Perfetto. Ancora, ancora. Dov'è? Dove? Ah, cacchio, fermo. Il cristal fiore. Preso. Non so che cosa abbia sbloccato, però. Ciao. Ma che bello. Bello che sta dormendo. Non sei proprio fregato per niente. Grazie a Credili, però, siamo rimasti un attimo più fermi. Però non vedo nient'altro. Aspetta. Le antiche rovine, stavolta le ho prese. Cavolo, sì, per fortuna. Spero che me la conti comunque la fotografia. Levati. Va bene tutto, mi è... bravo. E ora spostati però, bravo. Ah, no, ho finito le fotografie, che sfiga. Vabbè, non importa, almeno abbiamo fatto la fotografia alle antiche rovine. Il che vuol dire che finalmente potremo andare in quella maledettissima zona lumina. Oh, mamma mia, un parto per fare sta zona. Qualche fotografia nuova, ma certo. Il crostaceo che spara la cannonata suprema. L'Uvdisk triste. Le antiche rovine, assolutamente, perché sennò mi devo rifare il percorso. Gollisopod, boh, questa, perché è molto vicina. E Luminion, cavolo, questa che scava è bellissima. Diamo un'occhiata quindi. Pelipper, 3 stelle. Bronzo, oh, addirittura oro, non ci avrei mai scommesso. Finion, oro. Bronzo, peccato, peccato, era carina questa. Clouzier, qualcosa? Bronzo, peccato. Peccato, era carina. Magikarp, vabbè, non mi aspetto nulla. Scegliamo quella di prima. Lapdisk, niente, strano. Poi, Cinchou, cosa mi dai? Oro? Per favore? Oro, perfetto. Credialy, oro? Ah, argento, non male. Poi cos'altro abbiamo? Tentacruel. Vabbè, penso che quella di prima sia molto meglio. Assolutamente. Poi Wailmer. Quella di prima era meglio. Frillish. Questa qui è carina con loro due messi assieme, dai. Questa è carina. Oro? Ah, addirittura diamante. Perfetto. Lanturn. Lontanissima. Bronzo sicuro. Sicuro. Eccolo qua. Ed infine Mantine, lontanissima, non mi aspettavo niente, lo faccio solo per i punti. Luminion, questa è bellissima, questa era diamante assicurato. Crumpearl, ti direi argento, ma niente di più, infatti. Poi Golisopod, dai, questa è bella, questa è veramente bella. Molto vicina, mi piacciono queste fotografie a me. Peccato che a lui no, peccato che a lui no, però. E le antiche rovine belle, quindi, dai. Mi sblocchi la zona nuova, per favore? Ah, cavolo, 5000 punti, salivamo di livello. 1500 fotografie, bella lì. Bella questa cornice, questa mi piace un sacco. Oh, a proposito, visto che la ricerca procede speditamente, ho una comunicazione da farti e credo che ti risulterà, sì, sì, sì. Perfetto, dai, dimmi che hai già trovato il Pokémon Lumina. Di un po', hai scoperto qualcos'altro di speciale, vero? Il professore è tutto preso dall'analisi di nuovi dati. Prof, novità? Forse, ricordate le rovine sul fondo del mare? Ho l'assoluta certezza che siano di qualche modo legate al Pokémon Lumina. Lo conferma l'altissimo livello di energia registrato in quella zona. Ma va? I segnali provengono dalle profondità oceaniche, oltre le rovine. Quindi è per questo che un secolo fa Vic non è riuscito a raggiungerle. Ma noi abbiamo la New One dalla nostra parte. Mi affido al tuo prezioso aiuto, perché voi altri non servite assolutamente a nulla. Sia chiaro e tondo. Ok, andiamo a vedere il suddetto Pokémon Lumina. Ok, siamo nel mare. Wailmer l'abbiamo già visto, Milotic l'abbiamo già visto e non c'è. Nel profondità marine chi ci può essere? Kyogre, ma non penso ci sia un leggendario. È un Pokémon normale di sicuro. Wishiwashi, palese. Ho visto la coda. Bello. E adesso è diventato tutto separato. Fammi indovinare.
Colpisci i pesciolini singoli e diventeranno un pesce unico. Il punto è: come faccio a prenderli che sono piccoli? Eccolo qua, perfetto. Però effettivamente dovrei... però mi sa che me la conta. Esatto. Come lo stesso Pokémon, solo in forme diverse. Ovvero in questa forma e quella individuale. Preso, perfetto. Guardati bene intorno, mi raccomando. Grazie al cacchio, prof. Mi scusi, Io qua sto cercando di lavorare. Se smette di rompere le balle. Dai, per fortuna queste sfere sono infinite. Ui. Ma quanti ne devo colpire? Giusto per capirci. Io provo a colpirne anche uno con una mela, non si sa mai. Oh, sono partiti, sono partiti. Vuoi vedere che... vuoi vedere che si uniscono adesso? Avevo ragione, avevo ragione. Palesemente. Dove sei? Dove sei, maledetto pescione? Eccolo! Preso! Bella! Si è illuminato. Ok. Sembra un po' Kyogre. Sembra un po' Kyogre con questo effetto di luce. Bellissimo. Allora, Wishiwashi non sarà sicuramente il best Pokémon della sua generazione. Però cacchio, che bello in sta forma lumina. E ora se ne va, si divide di nuovo. Carino, bello. Tra l'altro mi chiedo cosa succede se lo colpisco. Bello. Ok. Perfetto, fammi indovinare, esatto. Devo colpire di nuovo i pesci singoli. Ui. Ah, vuoi vedere che quando illumini il fiore è più facile avvicinarli? Sono già andati tutti. Già colpiti tutti. Incredibile. Non c'è più niente, strano. Eccolo di nuovo. Sai cos'è la palla di ste zone? È che ne colpisci... cioè, che puoi fare solo una fotografia. Cioè, o meglio. Nah, cavolo. Devo andare di anticipo qua. Preso? Ciao. Sono lontanissimo. Preso. Oh, finalmente. Tecnica manuale. Eccoti qua, finalmente. Guardalo però, se... guardalo se non sembra Kyogre. Con i colori, con le luci. È un Kyogre dei poveri. Ho 44 fotografie, penso che mi basti, anche perché me ne basta una, voglio dire. Non è che... potrei anche andarmene, per quanto me... quanto ormai ci resti da fare, eh. Oh, c'è... ah, è di nuovo lo stesso di prima, è vero. Mi ero dimenticato di lui. Tra l'altro non ho provato neanche a colpirli. Beh, ora ce l'abbiamo fatta e sappiamo che non gliene freghi assolutamente nulla. Ok, colpiti. Me ne serve ancora qualcuno. Anche se mi sa che ormai siamo a fine percorso, tra virgolette. Eccoli qua, sono di nuovo partiti tutti. Che poi il punto di fare tutte le foto ma a un unico Pokémon, credo che sia la prima volta, ovviamente, te la fai un po' così in tutto il tempo e lo fotografi. Mentre le volte successive gli fai una fotografia sperando di aver preso la stella che ti manca per completare il Dex. Oi, oh la madonna quanto vicino. Allora, non penso che me la conti. Però, carina. È la madonna. Qualcos'altro da fare, Wishiwashi? Avrei voluto farla io quella foto, però no, perché non sei nei fondali marini, sono io qui a sbattermi. Credo se ne sia andato. Già. Ah, sono ancora qui invece.
Però anche questa in realtà non è cattiva, eh. Peccato che però me la segnerà come due cioè come la stessa fotografia per lo stesso Pokémon. Eccoli che partono, guarda. Oi, siamo arrivati all'uscita. Però lui è ritornato. È tornato. Ci è passato proprio sopra. Credo che questa fosse proprio l'ultima fotografia che gli puoi scattare proprio prima di andartene. Dai, questa è perfetta, proprio davanti. Questa era perfetta, proprio l'ultima. Sono arrivato a 5 fotografie, il che vuol dire che non ne ho più. Ciao Wishiwashi. Ora ci dirà, credo se ne sia andato. Senza dubbio una bella sorpresa. Lo so, perché sono stato bravo io. 67 foto a un unico Pokémon, incredibile. Che tra l'altro, quando lui era illuminato rosa, tipo quest'ultima zona, non ce l'ha contata. La conta solamente quando ha le striature. Cavolo, devo averne una bella allora. Vediamo a 3 stelle che cosa abbiamo. Direi di no. Direi proprio, anche se credo che a lui vada benissimo. E ti dirò che questa, nonostante non ci guardi tutto il resto, a me non dispiace. Prenderemo sicuramente il bronzo, guarda. Non mi aspetto di meglio. Ma nel caso è ben accetto, guarda. Lo accetto volentieri. Vediamo. Oro. Poteva andare peggio. Poteva piovere. Ci serve un punto per salire di livello. Wow. Ma proprio... semplice, semplice, una sciccheria proprio. Ora che abbiamo i dati sul Pokémon Lumina, ho una notizia da darti. Vedrai che ti stupiranno, è certo. E andiamo al campo, dopo un sacco di tempo finalmente. Perché siete arrabbiati, scusami? Perché i Pokémon Lumina li trovi sempre solo tu? Perché tu fai schifo. Sii paziente, Phil, presto la fortuna sorriderà anche a te. No, no. Come supponevo, gli effetti della caduta dei meteoriti Tellur coinvolsero un'area di dimensioni notevoli. Avevi ragione, prof. Spero che i Pokémon della zona non ne abbiano sofferto troppo, però. Considerando l'estensione degli effetti che abbiamo rilevato, suppongo che anche i danni siano stati ingenti. Tuttavia non c'è prova di questi nella regione. In effetti è strano. Credi che quello che abbiamo appena visto fosse l'ultimo Pokémon Lumina? A tal proposito, ho fatto un'altra scoperta che vi sbalordirà. Ma prima riuniamo tutta la squadra. Ho trovato una nuova regione. E addirittura. Ma scusami, come mi hai fatto a non vedere quella zona? Cioè scusami, anche andando nell'altra isola non la vedi così? Ricapitoliamo, abbiamo individuato dei Pokémon Lumina in tutte e 4 le isole esplorate fino ad ora. Sì, ed erano tutti splendidi. Inoltre ad ogni nuovo avvistamento abbiamo rilevato forti segnali energetici provenienti da altri luoghi. Forse i Pokémon comunicano tra di loro? Può darsi. I sensori avevano registrato ben 5 segnali energetici e finalmente sono riuscito a localizzare il quinto. Quindi la prossima sarà la nostra ultima destinazione? Suppongo proprio di sì. Ebbene, la nostra meta finale sarà quest'isola. La piana congelo. Wow, fantasia. Ma è lontanissima. Aspetta un attimo, ma quella è neve. Già, con tutta la probabilità si tratta di una distesa completamente innevata. Forte, mi ci fiando subito. Se c'è Ninetales Alola, sappiate che la userò sicuramente come copertina. Partiamo dunque all'esplorazione dell'isola su cui nemmeno Vic riuscì mai a mettere piede. E vai! E con questo noi ci salutiamo. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.